Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi vediamo Paolo e Francesca che si trovano nel secondo cerchio dell'inferno e sono puniti in quanto lussuriosi e vengono dunque trascinati insieme agli altri lussuriosi dalla bufera infernale. Prima di continuare, se trovi difficile l'inferno di Dante, ti comunico che è uscito il mio libro completo di parafrasi, commento, riassunto e spiegazione di tutti i canti dell'inferno. Si tratta di una guida chiara e schematica che ti permetterà di superare tutte le tue difficoltà legate alla Divina Commedia. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Paolo e Francesca appartengono ai lussuriosi morti violentemente. E si distinguono dalle altre anime in quanto vengono trascinati da questa bufera volando affiancati. E questo fatto suscita la curiosità di Dante che chiede a Virgilio il permesso di poter parlare con loro. Quando le due anime si avvicinano a Dante, a parlare è sempre Francesca, mentre Paolo tace e alla fine del discorso scoppia a piangere. In un primo momento Francesca si presenta e ricorda l'assassinio subito da lei e da Paolo per mano di suo marito. Poi, su richiesta di Dante, racconta la causa della loro dannazione. Tale causa è da ricercare nella lettura del romanzo di Lancillotto e Ginevra che ha spinto Paolo e Francesca a commettere adulterio. Paolo e Francesca sono due personaggi storici. Francesca, infatti, è la figlia del signore di Ravenna, Guido il Vecchio da Polenta. E dopo il 1275 sposa Gianciotto, figlio del signore di Rimini. Paolo invece è il fratello di Gianciotto e tra il 1282 e il 1283 è stato capitano del popolo a Firenze. Paolo e Francesca sono protagonisti di un episodio di cronaca nera. Infatti Gianciotto aveva ammazzato entrambi gli amanti non appena ne aveva scoperto la relazione adulterina. Tale episodio di cronaca nera era ben noto ai lettori del tempo, tuttavia non è riportato da nessun cronista dell'epoca. Si suppone dunque che le due famiglie di Paolo e Francesca, essendo molto potenti, abbiano subito messo a tacere questo fatto. Infatti, dietro il matrimonio di Francesca e Gianciotto c'erano degli enormi interessi economici e politici, in quanto il loro matrimonio era stato un matrimonio combinato che aveva la funzione di riappacificare e avvicinare le due famiglie, la famiglia del signore di Ravenna e la famiglia del signore di Rimini. Tuttavia, alcuni studiosi suppongono che Gianciotto non abbia ucciso Francesca e Paolo per motivi di gelosia e che il delitto d'onore sia stata tutta una messa in scena. Tali studiosi suppongono dunque che Gianciotto abbia ucciso Francesca e Paolo per motivi di interesse personale, in quanto Gianciotto era interessato a stabilire una nuova alleanza con la città di Faenza. Ed infatti, poco tempo dopo la morte di Francesca, Gianciotto è convolato a nuove nozze con la faentina Zambrasina dei Zambrasi. Concludiamo ricordando un'interessante tradizione risalente al Boccaccio, secondo cui Francesca sarebbe stata ingannata, in quanto le era stato fatto credere che avrebbe sposato il bello ed elegante Paolo e non il rozzo e deforme Gianciotto. Tale tradizione però non ha alcuna valenza storica, anche perché Francesca sapeva benissimo che Paolo era già sposato. Iscriviti al canale, in bocca al lupo!